Piera Maggio ha parlato di coerenze che lei non ha notato nella diffusione di alcune notizie. Nel suo post su Facebook si rivolge a coloro che, secondo lei, non hanno ben compreso l'evoluzione della vicenda. A coloro che non hanno compreso come persone che sono state direttamente coinvolte in questa storia, benché assolte, non possano essere definite completamente innocenti. Piera Maggio dice che Jessica Polizzi è stata assolta per insufficienza di prove, ma la Corte di Cassazione riconosce il movente e lo attribuisce anche alla madre Anna Corona, la quale Anna Corona non è mai stata processata, tiene a sottolineare Piera Maggio. Gaspare Galeb è l'unico ad essere stato condannato per false dichiarazioni al PM. Condanna poi andata in prescrizione. La donna ha voluto fare maggiore chiarezza su alcuni punti di questa terribile vicenda, che spesso non vengono esposti in modo chiaro e preciso quando si parla del caso. Ecco cosa ha scritto esattamente Piera Maggio. La Corte di Cassazione ha assolto Jessica Polizzi per insufficienza di prove, però riconosce il movente e lo attribuisce anche alla madre Anna Corona. Se dobbiamo tener conto della sentenza della Suprema Corte, di cui ne siamo rispettosi, lo dobbiamo in tutto. La Cassazione è giudice di legittimità, non di merito, garante della corretta applicazione delle norme, soprattutto procedurali. Gli atti della singola persona vanno letti non separatamente dal processo svolto, si deve tenere conto dello sviluppo avvenuto in dibattimento. Esempio, gli alibi di Jessica Polizzi, il 1 settembre 2004, durante il processo non hanno trovato riscontro. Dopo 17 anni, alcune persone centrali sul caso del rapimento di Denise sono prossime alla santificazione solo perché alcuni hanno deciso così. Dire quello che fa più comodo non è fare informazione, tanto meno garantismo. Anna Corona non ha subito nessun processo. Gaspare Galeb è l'unico ad essere stato condannato per false dichiarazioni al PM. Condanna poi andata in prescrizione. Ha concluso Piera Maggio. Cosa ne pensate delle parole di Piera Maggio? Fatecelo sapere nei commenti. Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e curiosità del momento, iscriviti al canale e attiva la campanella.